Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Oggi io e il mio cappellino siamo qua per farvi vedere gli ultimi acquisti fatti su Shein. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di lasciarmi un like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Tanto, come vi ricordo sempre, per voi è tutto gratuito, ma a me serve per supportare il canale. Questo cappellino è uno spoiler delle cosine che ho preso su Shein. Ebbene sì, ho voluto provare dei cappelli perché devo dire che infatti quello fucsia là che mi guarda, che non è Shein, che sto utilizzando in questo periodo, a me piacciono tantissimo i cappelli, tranne quelli da pescatore. Gli altri, bene o male, mi piacciono tutti abbastanza, però non li metto spesso, ovviamente quando fa freddo. Però per esempio se mi devo lavare i capelli, anche se fa freddo, non lo metto, perché poi come lo tolgo, i miei capelli, soffrendo tanto l'umidità come la maggior parte dei capelli, si gonfiano tantissimo. Infatti ho fi appena finito di asciugarli, tempo 5 minuti, piano piano li vedrete espandersi. Quindi ho preso questo basco, color sempre questo terra, questo beige, che mi piace tantissimo. Infatti, come vedete, anche questo maglioncino color panna, perché anche le unghie, perché ultimamente questi colori, a parte, vabbè, ok, la moda lasciamo perdere, però mi piacciono davvero tanto. E devo dire che io non li ho mai messi perché pensavo che mi stessero male, a parte che io utilizzavo sempre solo nero. Invece da qualche annetto a questa parte mi sto lanciando con i colori. Devo dire che, poi fatemelo sapere ovviamente voi, però non credo che mi stiano male questi colori. E se sempre rimanendo in tema di cappelli, ho voluto prendere lo stesso, ma in colorazione nera, semplicemente per il fatto che ovviamente il nero lo vado ad abbinare con tutto. Questo magari invece lo può, cioè mi piace metterlo appunto ton sur ton, o comunque tutti i colori che si collegano appunto al marrone, alla terra, mentre il nero, anche se vado a mettere un viola, un rosa, non lo so, un verde, lo posso sfruttare benissimo. Non ve lo mostro perché è esattamente come questo qua che state guardando, ed è appunto semplicemente nero. Come sempre vi ricordo di guardare nell'info box, perché lascio il link di tutti i prodotti, quindi se vi interessa il costo, tutti i colori disponibili, voi cliccate, vi si apre il link, guardate tutto quello che volete guardare e potete acquistare direttamente. Io non ci guadagno nulla, ovviamente è un piacere che vi faccio e sono molto contenta di farlo, perché sono la prima che guarda ovviamente il video, e se c'è qualcosa che mi incuriosisce, spero sempre che ci sia il link diretto. Poi ho preso questo aggeggino qua. Questo qui sarebbe un tappetino per sedia. Ora ve lo faccio vedere. Per una sedia rotonda, perché vedete che è rotondo. Sul davanti ha tutto pelosino. Oddio, fu. Io l'ho preso semplicemente per fare le foto alle unghie, sia mie che delle mie clienti, per dargli quel tocco glam sofisticato, elegante in più. E poi perché sennò quando faccio sotto le foto c'è sempre l'aspiratore, che è bianco, però insomma non mi piace. Quindi volevo qualcosa di particolare. Ci sono tantissime nicotecniche che utilizzano questa tipologia di prodotto, le foto sono pazzesche, quindi mi sono voluta lanciare anch'io su questo. Quindi vediamo se riesco a fare delle foto più carine rispetto al solito. Poi altro cappello è questo, sempre nero, sempre per il discorso che posso abbinarlo su qualsiasi outfit che faccio, e l'ho voluto prendere nero perché è un altro modello.
Anche questo visto, stravisto e rivisto, però mi piaceva tantissimo. Eccolo qua. Non so quanto lo indosserò, non so nemmeno se lo indosserò, perché non è una tipologia di cappello che ho mai portato, ovvero quello con la visiera. E quindi ho deciso di prenderlo su Shein, perché appunto il costo è irrisorio, così che magari vedo, noto che mi piace portarlo, lo porto spesso e mi sta bene, magari per il prossimo autunno-inverno posso pensare di prenderne uno di una qualità superiore. Comunque nero, similpelle, come l'ho visto mi è piaciuto subito. Eccolo qua. Così anche lui entrerà a far parte della mia collezione di cappelli. Poi cosa ho preso? Ho preso una gonna. Mi sposto un pochino per farvela vedere meglio. Mi metto qua, ok. Allora ho preso anche qua una gonna nera perché ho, io ho una gonna nera, una grigia e una beige, quelle strette in vita che poi scendono a campana, e l'ho voluta riprendere nera, non di un altro colore, perché non è giù semplice, ma è plissettata. Eccola qua. Di questo ho preso una L perché appunto sto facendo la dieta, sto dimagrendo e per esempio tutti i maglioni che ho preso, che vi ho fatto vedere XL, mi stanno giganti. Li metto lo stesso perché a parte che ora per fortuna va l'over, però poco, cioè nel senso non mi interessa. Anche perché tanto se vado in giro ho il giubbotto sopra, lavoro, il tempo di togliere il giubbetto mi devo mettere la divisa, ma poi cioè, voglio dire, chi se ne frega. Però questa appunto, proprio perché in un mese e mezzo appunto ho perso una taglia, ho voluto prendere una L. E nulla, mi piace tantissimo. Questa qui arriva giù alla caviglia e nulla, mi piaceva tantissimo, l'ho voluta prendere, voglio vedere se mi sta bene, perché magari non adesso, ma verso la primavera la vorrei uguale plissettata, ma verde, non quel verde scuro, nemmeno il verde acido, quel verde che va, anche lì va di moda adesso, quello bello vibrante, bello pieno. Ora vi faccio vedere invece tutta una serie di oggetti che mi serviranno per il compleanno. Il 2 gennaio faccio 27 anni, qui si invecchia, e come l'anno scorso ho voluto ricorrere a Shein per le decorazioni da dividere per allora il 2 io volevo andare via con Antonio, quindi alzarci presto, anche perché il 2 voglio riposo al lavoro e già l'1 mi hanno messo di riposo, però l'1 è festa, quindi staremo in famiglia. Il 2 la mattina volevo partire presto, andare da qualche parte e mangiare fuori, poi rientrare per la cena così da festeggiare con i miei genitori, ma comunque allestire la cucina, e poi quando farò la festa di compleanno con i miei amici utilizzare tutte le altre cose appunto per allestire il locale dove andremo. Ho alcuni rimasugli dell'anno scorso. L'anno scorso però ho impostato il compleanno sul nero e sull'oro. No, volevo impostare il compleanno sul nero e sull'oro, l'ho impostato solamente a casa perché l'anno scorso eravamo chiusi, quindi non sono andata da nessuna parte, però comunque la foto nera e oro ce l'avevo. Quest'anno ho deciso di buttarmi sull'oro e no, sul nero e aiuto, sul nero e sull'argento. Quindi alcuni palloncini neri a forma di cuore ce li ho già, quelli oro li tengo da parte, quindi ho preso diciamo alcune altre cosine. Allora, ho voluto prendere dei palloncini dove in questo sacchetto, ora non mi dice quanti pezzi, 15 pezzi, dove alcuni, vedete, sono color, non è bianco, tipo giallino, trasparente, perché dentro ci sono tipo... Madonna, perché non mi vengono le parole? Coriandoli color argento, così ovviamente qui loro lo chiudono con l'elastico perché sennò verrebbe fuori uno sciagatto. Così che quando si gonfia, voi fate così col palloncino, ci sono appunto dentro i coriandoli argento. Mentre sempre nella era un set, ci sono questi qua semplicissimi bianchi, però con la scritta nera Happy Birthday. Quindi l'ho voluti prendere.
poi metto tutto nel mio cassettino dedicato ai compleanni, almeno il 2 basta che apro e allestisco. Poi ho voluto prendere questo e questo. Questi non sono altro che i numeri, quelli che voi gonfiate diventano grandi, appunto color argento, 2 2 e 2 7, quindi una coppia da utilizzare a casa e una coppia appunto da utilizzare dove andrò a festeggiare, sempre che non ci chiudano, speriamo. E ovviamente li tengo chiusi perché poi non li so più piegare, non li so più mettere qua dentro così precisamente. E sì, questo è un 2, questo è un 2, praticamente vedete ve lo scrivono qua, ecco qua, e questi 7 e 7, sì, ok, me li hanno mandati giusti. Poi ho voluto prendere questi palloncini, allora, dove metà sono sempre come quelli che vi ho già fatto vedere con i coriandoli dentro argento e l'altra metà appunto sono argento, con la scritta Happy Birthday in nero. Ora ne prendo uno di quelli grigi, tanto gli altri ve li ho già fatti vedere. Anche se volete organizzare una festa di compleanno su Shein, vi potete veramente sbizzarrire qualsiasi colore voi scegliate. Ecco qua, vedete? Happy Birthday. Ecco qua. Poi, sì, come ultima cosa, sì, più che altro avevo fatto quest'ordine principalmente per i cappelli e per le cose di compleanno. Mi sono presa la fascia. L'anno scorso a casa avevo la corona, quest'anno oro, che è la che mi guarda, che me l'aveva presa mia mamma, che tra l'altro senza dirle mamma guarda voglio fare nero e oro, lei me l'ha presa oro e con la scritta nera, infatti fantastico, ma le mamme sono sempre le mamme. E questa volta appunto poi qua vi danno la spilla da baia, perché comunque è una fascia lunga aperta, quindi poi voi dovete andarla a chiudere anche in base ovviamente se siete più piccoline, se siete più tozzette. E quindi questa qui è una fascia semplicemente tutta glitterata argento con la scritta Birthday Girl, quindi il 2 viaggerò tutto il giorno, no scherzo, in giro no, andrò, farò le foto con questa. E nulla, queste qui erano le, in base ai miei standard, le poche cose che ho preso, però come sempre mi fa molto piacere farvele vedere perché magari, perché no, possono essere anche degli spunti carini. Spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!